Amici all'ascolto, buon pomeriggio. Continuiamo con le nostre interviste per quanto riguarda i primi cittadini del comprensorio di Patti. Questa volta abbiamo il sindaco di Librizzi, Renato Di Blasi. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti, buonasera anzi. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Tanto vanno sempre in sequenza, quindi siamo a posto. Ebbene, chiaramente col sindaco di Librizzi chiediamo, al suo primo mandato, chiediamo, e che sta per terminare, chiediamo in pratica e in dettaglio se possibile, pregi e difetti della sua amministrazione. Pregi e difetti dovrebbero dire i nostri cittadini, Carmelo, penso. Sì, però, più che io. Di quello che sicuramente posso parlare facendo anche autocritica di quello che importante. Effettivamente abbiamo realizzato in questi quasi cinque anni. Io innanzitutto vi dico che sono stati 5 anni bellissimi, ma anche durissimi, perché il quinquennio che abbiamo passato è stato caratterizzato sia dai tanti risultati che siamo riusciti a conseguire e che c'eravamo prefissi. Poi questo mi metto in dettaglio, se le elenchi, esatto. Dirò qualcosa sicuramente, certo. Che c'eravamo prefissati e molti degli obiettivi siamo riusciti a raggiungerli, e durissimi perché, come se non bastasse la situazione economica precaria del paese Italia e della regione siciliana e del comune di Librizzi in particolare, abbiamo passato la pandemia ancora in corso. Caspita. Oggi, ahimè, anche la questione ucraina. Tanto per cambiare. Abbiamo avuto, parlando sempre solo di Librizzi, abbiamo avuto tante difficoltà relative all'emergenza incendi, abbiamo avuto emergenze relative al dissesto idrogeologico a causa delle bombe d'acqua, abbiamo avuto delle tragedie familiari, personali, legate in alcuni casi al Covid, penso alle povere famiglie Violetti e Miragliotta che sono state colpite duramente nel corso degli ultimi 2 anni. Abbiamo avuto una tragedia anche che ci ha colpito anche dal punto di vista politico, quale la scomparsa del nostro caro amico e capogruppo di maggioranza Antonio Valletta e del papà. Diciamo che è stata dura, molto dura, ma al contempo sono veramente felice di aver potuto servire il mio paese. Perfetto. E di averlo fatto dando tutto me stesso. Allora sì, noi elenchiamo quali sono state le iniziative portate avanti. Assolutamente, noi innanzitutto ci eravamo prefissati fin dalla campagna elettorale la necessità di cercare di risanare economicamente il bilancio comunale, ovvero si siete riusciti? In parte sì. Siamo stati costretti a ricorrere al piano di riequilibrio finanziario con il nostro primo bilancio approvato. Abbiamo risanato una buona parte dei debiti che c'erano, un'altra parte sarà risanata con i fondi del piano di riequilibrio. Ci siamo riportati quasi in linea con i pagamenti, non dico che siamo virtuosi, ma ci avviciniamo ad essere virtuosi. E i dipendenti sono pagati tutti? I dipendenti sono sempre stati pagati. Nel corso di 5 anni abbiamo avuto solo 2 ritardi, sì. non mancati pagamenti, uno di un giorno e un altro di... Non è ritardo. E un altro, ahimè, proprio quest'anno, questa a cavallo fra il 2021 e il 2022, perché vicende legate al passaggio di tesoreria, del rinnovo della tesoreria, ci ha prodotto. Diciamo, da questo punto di vista, abbiamo sempre garantito lo stipendio. Altre cose che siete riusciti a fare? No, questa era la base. Perfetto. Poi tutto il resto invece riguarda tutti gli interventi, perché noi ci siamo dati intanto delle priorità, ovviamente, nell'azione amministrativa, ovvero sia cercare di
incidere soprattutto sui servizi essenziali che l'ente deve garantire ai cittadini, e al contempo obiettivamente erano comunque in condizioni, diciamo, precarie dovute al tempo che passa. Abbiamo fatto tantissimi investimenti sulla pubblica illuminazione e siamo riusciti, siamo riusciti a sostituire tutte le lampade. L'ultimo intervento sta partendo adesso, perché l'abbiamo fatto in più anni, ovviamente, in più step. Siamo passati alla tecnologia LED su tutto il territorio comunale, con un risparmio intanto di economico, ma soprattutto abbiamo rimesso a norma un impianto che tale non era più, e rispettiamo l'ambiente, che è una cosa a cui teniamo tantissimo. Abbiamo fatto tanti investimenti sul servizio idrico integrato, ovvero sia l'acquedotto, il rifacimento di tantissime condutture, la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, due in particolare sono stati gli interventi importanti. Quello di Vallonevina su tutti, che è una delle fonti principali dell'acquedotto librizzese. Abbiamo fatto il progetto esecutivo per gli impianti di depurazione. Ricordo che il Librizzi era in procedura di infrazione, e questo progetto adesso è stato esitato da poco in conferenza di servizi, e quindi verrà finanziato adesso il lavoro in sé. Abbiamo dedicato tanta attenzione anche alle infrastrutture sociali, fra virgolette, ovvero sia ci siamo concentrati in questa prima fase sul cimitero comunale, che necessitava di diversi interventi, e ne abbiamo fatti parecchi. Come lavori pubblici abbiamo in corso la gara per la messa in sicurezza delle strade comunali, abbiamo in corso abbiamo in corso, ma anche se è finito, il lavoro più importante che c'è stato in questi anni è stato quello del consolidamento di Librizzi Centro, che al contempo non è stato solo un lavoro di consolidamento, ma è stato anche una riqualificazione del centro. Passiamo alle cose negative. Cosa non siete riusciti a fare? Allora, il cruccio principale è senz'altro la mancata stabilizzazione dei dipendenti precari del comune. E infatti, che però mi hanno lavorato per questo motivo. Non ho difficoltà a dirlo, e non ho difficoltà a metterlo al primo posto. Ecco. Perché i dipendenti sono la macchina comunale. Certo. Ne abbiamo estrema necessità, non ne possiamo fare a meno, e hanno espletato in questi 5 anni, con alti e bassi ovviamente, ma quello ci sta, il loro compito in modo egregio. Perché non si è riusciti a stabilizzare? Cercherò di spiegarlo in pochissime parole, in modo da non tediare i nostri telespettatori. Quando abbiamo dovuto ricorrere al piano di riequilibrio finanziario, materialmente siamo incappati nella legge. Certo. La legge prevede che la stabilizzazione, che sostanzialmente è un'assunzione, sì, poche parole, venga, passi dal vaglio del Ministero dell'Interno e precisamente dalla commissione Cospel. La normativa in proposito ci dice che il comune potrebbe stabilizzare un numero di dipendenti, cioè la differenza fra i dipendenti già ovviamente di ruolo e il totale che ci viene fuori da un coefficiente dettato dalla norma, ovviamente, certo, da un decreto ministeriale, che sostanzialmente è la divisione fra la popolazione residente e questo coefficiente. In base a questa semplice operazione matematica, che però ahimè è per noi legge, il comune di Librizzi potrebbe stabilizzare in questo momento un dipendente. Allora, chiaramente. E quanto sono? Ne abbiamo 18 da stabilizzare. E quindi siamo, ahimè, rimasti incappati imbrigliati in queste maglie della legge, ma ciò non significa che non abbiamo fatto nulla.
perché noi abbiamo lottato a tutti i livelli perché si possa addivenire alla stabilizzazione. L'abbiamo fatto alla regione, l'abbiamo fatto con lo Stato, abbiamo cercato di incentivare i nostri deputati locali, presentare emendamenti per modificare la legge, perché sostanzialmente serve la modifica della legge. Finora, ahimè, il Parlamento siciliano ha risposto, ha fatto quello che poteva e la giunta regionale ha fatto quello che poteva, manca ancora l'ultimo passaggio. Il governo nazionale, ahimè, sono due anni che rimanda una decisione in merito. Speriamo al più presto che possa arrivare e al contempo ti dico che penso sia doveroso, ma non per i sindaci, non per quei comuni che non hanno potuto stabilizzare, ma per tutti questi dipendenti che è una vita che sono e vivono nei comuni, non solo nel mio, ma anche in ma altri tutti comuni, sì, ma... sono nelle stesse condizioni e dovranno fare qualcosa, perché bisogna fare qualcosa. Ci siamo costituiti anche in un comitato spontaneo che mi onoro di rappresentare. Fra i comuni vicini c'è Acque Dolci, c'è Sant'Agata ad esempio, giusto per citarne alcune, un paio, per riuscire a sostenere ancora di più tutti insieme questa tesi. Perfetto. Questo è il cruccio più grande. Questo è il cruccio più grande. Poi è chiaro che oggi come oggi solo la bacchetta magica ci avrebbe fatto risolvere tutti i problemi. E noi ne abbiamo trovati parecchi e se ne sono creati di nuovi in corso d'opera. Certo. Ovviamente abbiamo cercato di dare risposte un po' a tutto, ma non sempre si riesce. Quindi ci sono stati dei problemi per la tua amministrazione fin dall'inizio, oppure abbiamo avuto anche problemi, ovviamente, come può capitare, capita nelle migliori famiglie. Certo. Io ho dovuto registrare il dissenso all'interno di una componente della mia maggioranza, è diventata opposizione più o meno metà mandato, dissensi con l'opposizione, quello ufficiale, ci sono sempre. Il discorso c'è oppure no con l'opposizione? Allora, è attivo il dialogo dei problemi sempre? Allora, io sono sempre portato al dialogo, e la mia porta è sempre stata aperta per tutti, nessuno escluso. È chiaro che nei paesi piccoli è ancora più difficile, perché è chiaro, perché con l'Ezzo, insomma, vi conoscete tutti, sapete prendere di peggio. È ancora più difficile. Auspico comunque per il prossimo quinquennio, chiunque sia il sindaco, a tal proposito volevo farti una domanda, chiunque sia il sindaco, una maggiore collaborazione, perché a prescindere dalle posizioni politiche che possono essere le più disparate, ma che voglio ragionare più politica, non ha senso fare una stucchevole opposizione, bisogna arrivare nella stessa direzione. Oggi c'è bisogno di aiuto e c'è bisogno di tutto. A tal proposito, ero primo cittadino, ti ripresenti? Ce la vuoi dare questa esclusiva? Allora, io ti dico la verità. Appunto. Non ho ancora sciolto la riserva. Sto lavorando, ovviamente, perché ormai probabilmente le elezioni saranno fine maggio o giugno. Sì, fine giugno. Così si muove. 9 maggio, poi. Poi qualcuno ha detto 12 giugno, però ancora non ci sono certezze. Non ho ancora sciolto la riserva, ma sto lavorando, sto incontrando la gente, sto incontrando le associazioni per capire la percezione che c'è della mia amministrazione, non solo per dire che cosa ho fatto, e per percepire la voglia di esserci, di aiutare, non di votarmi, quella non mi interessa. E sto finendo questo giro di chiamiamole. Ma tutto sommato, dalle mie impressioni, mi sembra che sei orientato verso la riconferma. Ma ascoltami, io non. Allora, intanto non sono il tipo che si tira indietro, ma non sono assolutamente questo tipo. Le mie perplessità sono di natura personale, strettamente personale, non politiche.
assolutamente, lo ribadisco, e sono legate al fatto che, come sai, ho avuto un problema serio di salute proprio un anno fa. Certo, sì. Proprio un anno fa, e fare il sindaco è molto dispendioso, sia dal punto di vista fisico che mentale. Lo stress è infinito. Perdona, sì. E con i miei problemi, cioè, ci devo pensare. Cioè, io quando la scelta di fare il sindaco, di candidarmi, non di fare il sindaco, 5 anni fa, fu dettata dal cuore. Il cuore l'abbiamo buttato oltre l'ostacolo fin da subito, perché i problemi erano tanti. Lo stesso cuore oggi mi dice. E lui si è fatto sentire. Lo stesso cuore oggi mi dice che devo continuare, perché è giusto continuare. La razionalità mi dice: pensaci bene, guarda cosa stai facendo, perché devi anche pensare alla tua vita e soprattutto a tuo figlio. E questo è un ragionamento che va al di là di ogni aspetto. Ci ho dato degli indizi, però non ho ancora sciolto la riserva ufficialmente. Verso la riconferma come candidato, chiaramente. E passiamo ad una problematica veramente importante. Ecco, praticamente Ribrizzi era al centro, ed è al centro di questa famosa superstrada che passa proprio quella che una volta era la Patti Taormina, anzi Francavilla, che poi è vicina Taormina, quindi adesso purtroppo, dato, e lo ripeto ancora una volta, cari telespettatori, scusate, ma bisogna battere il ferro finché è caldo, non è il ferro finché è caldo. Patti, politicamente il compressore di Patti non conta un tubo, e chiaramente invece di Patti Taormina si parla adesso di Patti Perdona Taormina, e chiaramente i deputati sono lì, è anche giusto, fanno il loro dovere, ci mancherebbe altro. Però la situazione è questa: noi non abbiamo nessuno oggi, e tantomeno quello che ne fa più le spese è Ribrizzi, perché addirittura già era stato portato alla strada, nel senso a colla di Ribrizzi, incontrata Prato, addirittura là doveva sorgere, ancora non so se c'è la struttura è sorta, però non funziona, almeno mi hanno detto così, quindi il sindaco può intervenire, e nello stesso tempo Ribrizzi scompare completamente. Quindi questa è una situazione, oltre ai patti e di tutti i compensori, è come si prendono queste decisioni, nemmeno Sant'Alpo e Nania avevano fatto queste cose nei confronti di tutti i compensori battesi, questi signori li cominciano a fare. Bene, noi gli diciamo, sindaco, a te la risposta, soprattutto Ribrizzi che negativamente subisce le conseguenze. Allora, io intanto credo che le conseguenze siano per tutto il territorio, perché l'importanza di quell'arteria stradale è enorme per il nostro comprensorio, enorme per Patti, enorme per Ribrizzi, enorme per San Piero Patti, Montalbano. Cosa dire? Poi faccio intanto un breve riassunto. Noi circa un anno fa, quando abbiamo appreso proprio della... la possibilità che venisse finanziata l'altra arteria, quella che da Terme Vigliatore e Barcellona, sostanzialmente che porta sempre sul versante ionico, ci siamo ovviamente mossi e allarmati, ma non perché non si facesse quella arteria, ma perché non si era data forse la giusta attenzione a livello regionale a una strada già in parte esistente, già in parte progettata nei successivi lotti, e addirittura con l'allora Matteo Renzi aveva firmato e aveva fatto tutto, quindi in realtà non era stato fatto tutto, perché sennò non si poteva tornare indietro. Mi pare ovvio. Però è altrettanto ovvio che ancora molto si deve fare, e visti i costi e l'importanza di quell'arteria, ahimè, qualche dubbio oggi ce l'abbiamo, anche perché lasciarla fuori dai fondi del PNRR, perché quello era la sostanza,
rende molto più difficile la concreta realizzazione per intero di questa arteria. Noi l'anno scorso, dicevo, siamo andati con i sindaci del comprensorio, Montagna Reale, Patti, Montalbano, non ricordo se c'era qualcun altro, non me ne voglio se me lo dimentico. Siamo andati a incontrare il presidente della regione Musumeci proprio su questo tema, esclusivamente per questo tema, e all'epoca il presidente della regione ci aveva assicurato che non avrebbe disattenzionato la questione, anzi tutt'altro, che non poteva garantire l'inserimento nel PNRR, ma che sicuramente la regione avrebbe fatto la propria parte perché questa strada venisse finanziata con altri fondi. Ad oggi non abbiamo notizie di altri fondi. Abbiamo la notizia, che comunque è importante, che è stata espletata la gara per la progettazione esecutiva del terzo lotto. Sì. E non è ancora però... Il terzo lotto, lo diciamo, è colla dell'imbrico. La colla dell'imbrico è San Piero Parte. È una bella bellezza di 19 milioni, mi sembra. Sì. Ecco, ricordo bene. Ricordi benissimo. E materialmente però ancora non è stata definita, è stato affidato il servizio, so che sono in corso tutte le procedure per arrivare a una progettazione esecutiva sulla quale vorremmo dire la nostra, ecco. Abbiamo già dato delle indicazioni ai dirigenti della città metropolitana in tal senso e monitoreremo, perché è importante, sicuramente è importante per noi. Ecco, quella struttura. Ricordiamoci che le strade sono la vita per i nostri, cioè la questione di comunicazione sono la vita per tutti i paesi. Ma è chiaro. A maggior ragione per quelli che stanno un po' più all'interno, che soffrono, ahimè, di una carenza ormai atavica, proprio di comunicazione. Sì, abbiamo altri 3 minuti, mi fanno cenno dalla regia, sì, giusto? Cercherò di essere. Per quanto riguarda quella struttura, mega struttura che... Il centro agroalimentare, l'ex, chiamiamolo, ho detto ex, ma tale non è. Materialmente avremmo voluto farlo partire per quello che è, ovvero sia un centro agroalimentare e un mercato, diciamo, chiamiamolo del contadino, anche se così non è, sarebbe stato... perché in quella struttura si voleva materialmente far sviluppare da un lato la media azienda agricola, ma anche dare l'occasione ai tanti piccoli produttori locali di portare il proprio prodotto e cercare di averne un realizzo. Ahimè, non è stato possibile farlo partire nei primi anni del mandato per tutta una serie di problematiche inerenti anche, ahimè, il fatto che la struttura non è già vecchia, anche se non è più, non è mai stata aperta. Succede spesso. E poi al contempo, però, dico io, la struttura è stata comunque utilizzata ed è ciò che poi ha frenato negli ultimi anni anche l'eventuale presentazione di bandi, e perché noi l'abbiamo messa a disposizione non del territorio, dell'intera regione siciliana. Perché abbiamo in quella sede fatto momentaneamente una sede operativa intanto della protezione civile comunale, perché all'epoca tu ti ricorderai che nel 2017 ci fu il battesimo di fuoco con gli incendi, e successivamente nel periodo dell'emergenza Covid l'abbiamo messa a disposizione del Dipartimento di Protezione Civile Regionale per il deposito, lo stoccaggio e la distribuzione dei DPI sanitari a tutta la regione siciliana. Quindi, in conclusione, ci spostiamo da dove sei, anche lei è stato eletto presidente all'unanimità del consorzio. Quindi, che cosa volete fare? Il consorzio, ribadiamo, è di tutto il comprensorio, quindi è male per tutti i 10 comuni. E quindi, che cosa intendete fare, soprattutto per quella zona di Tindari, dove c'è quel famoso palazzo del Dieto Oscoli, ma che è... prego, lascia a te la parola. Taccio su ciò che è stato già fatto. Perfetto. Per evitare certo, polemiche, per evitare di dilungarmi, perché in questi anni abbiamo comunque dovuto fare tanto per rilanciare il consorzio.
Dico solamente tre cose che sono fondamentali, secondo Perfetto. Me. La prima, abbiamo rinnovato lo statuto del consorzio e l'abbiamo reso europeo. Quindi oggi il consorzio può essere partner dell'Europa direttamente senza passare dalla regione o dal governo nazionale. E questo è importantissimo, proprio per accedere ai fondi europei. La seconda cosa, abbiamo cercato di rilanciare il consorzio come strumento di servizio per i comuni che lo compongono, con una serie di iniziative, alcune già realizzate, altre in corso di realizzazione, altre programmate, come ovvio che sia. E abbiamo, terza cosa, rimesso l'accento sull'azione di promozione turistica, che è quello per cui il consorzio nacque in prima istanza. Tra le cose ovviamente fatte c'è questa di cui parli tu, ovvero sia il consorzio, dopo una lunga querela giudiziaria, è rientrato nel pieno possesso della struttura che c'è a Tindari, il Palazzo dei Dioscuri. Abbiamo intenzione di utilizzarlo e di metterlo al servizio dei comuni in quella sede. Abbiamo partecipato a un bando GAL per avere dei fondi per rimetterlo in sesto, perché ahimè quel palazzo necessita di lavori per poterlo nuovamente rendere fruibile ai cittadini e agli operatori che ci devono stare. Perché c'è spazio, c'è terreno a disposizione. Quindi notizie di corridoio ci dicono che il finanziamento che siamo in graduatoria, nella graduatoria che è stata approvata, non c'è ancora il decreto ufficiale, ma pare che il finanziamento ci sia. Perfetto, e quindi sicuramente in breve non solo ce ne siamo riappropriati, ma vogliamo rimetterlo subito in funzione grazie a questo finanziamento, per poi nuovamente farne un punto di riferimento per i turisti. Bene, ringrazio il sindaco di Vibrizzi Renato Di Blasi. Naturalmente non siamo riusciti, qualche anticipazione l'abbiamo avuto, non siamo riusciti ad avere la certezza che lui si possa nuovamente ricandidare al sindaco, ma a quanto pare sembra di sì. Nello stesso tempo, ecco come siamo imparziali, invitiamo chi ha intenzione di opporsi alla sua candidatura di farsi avanti, e noi daremo spazio come lo abbiamo dato a lui. Bene, grazie sindaco, grazie cari telespettatori, buon proseguimento con la nostra programmazione.